Mister Domizzi, prima gioia da allenatore, come l'hai vissuta, che emozioni stai provando? E sicuramente meritata. Meritata sicuramente, per i ragazzi soprattutto, per il Pordenone, poi insomma anche per me in fondo intensa, è stata breve ma intensissima, adesso sono felicissimo, ma perché al di là dell'obiettivo che resta sempre primario, fondamentale, quello del mantenimento della categoria, avevo veramente piacere che i ragazzi finissero con un risultato così e con una prestazione così, soprattutto in casa dove eravamo riusciti finalmente a invertire un trend che invece era stato sempre non bello. Come hai vissuto la partita di oggi, che è andata un po' come l'avevi presentata? No, allora onesto, ovvio che le emozioni sono state contrastanti, però se devo essere lucido in un minimo di analisi, la squadra ha fatto benissimo, ha fatto tutto quello che avevamo preparato, non ha concesso praticamente niente al Cosenza, ha fatto gol nel momento giusto, peccato aver sprecato tantissime occasioni o possibili occasioni nel secondo tempo per arrotondare il risultato, però capisco anche insomma che c'era stanchezza, c'era tanta tensione, quindi ci poteva stare. C'era appunto l'arma a doppio taglio del doppio vantaggio. Sì, però l'avevamo preparata bene, poi farlo, dirlo e prepararlo un conto e metterla in campo è un'altra, quindi io ci tengo a sottolineare che non va dato per scontato questo risultato e soprattutto maturato in questo modo. Che liberazione c'è stata al gol di Butic? Molta, ce n'è stata di più al secondo sinceramente, che poteva arrivare prima, ma io veramente sono contento per i ragazzi, non vedevo l'ora di, gliel'ho detto prima della partita, di poter svestire la giacca dell'allenatore e poter riabbracciare proprio da compagno, perché ho smesso da poco e ancora vive dentro di me quel tipo di sensazioni in bene o male, no? Quindi sapevo quello che stavano attraversando, sapevo come lo stavano vivendo e la mia soddisfazione più grande è stata quella proprio di riuscire a trasmettergli poche robe dal punto di vista tecnico, ma credo di essere riuscito a trasmettergli che avevano di fronte una persona che era lì per loro, era lì per aiutarli, era lì per mettersi davanti a tutti e proteggerli quando era il momento di proteggerli e mettersi dietro e spingerli quando era il momento di spingerli. Anche oggi un assist di Ciurria e questo finale di stagione sembra stato trascinante. Senza dubbio Patrick è stato, numeri alla mano, un giocatore determinante, è inutile nasconderlo. Peccato che Carlo gli aveva ricambiato il favore, ma è arrivato veramente troppo stanco e non ha potuto segnare. Quando hai iniziato questa esperienza da mister in prima, ti aspettavi così questo finale? Che sensazioni avevi prima di iniziare? Ma non mi aspettavo né una roba né l'altra, ho vissuto la giornata, ero pronto a qualsiasi situazione perché da questa parte, stando in panchina, non conoscevo il calcio, però insomma un po' di idea, un po' di sensazioni, un po' di esperienza da quel punto di vista ce l'avevo, quindi sapevo che era giusto non aspettarsi niente, come allo stesso tempo non dare per scontato niente, perché non c'era nulla di scontato. Ho cercato di viverla e trasmettere ai ragazzi il fatto che io non ero lì come quello che non aveva nulla da perdere, no? Ma che avevo da perdere tutto quanto loro, nonostante fossi arrivato per ultimo. A chi dedichi questa salvezza? Ma sicuramente a mia moglie e ai miei figli in primis, perché sono stato quest'anno un po' distante da loro, soprattutto nell'ultimo periodo, causa un po' il Covid e causa un po' gli impegni, quindi sicuramente a loro prima di tutti e per secondi, senza ombra di dubbio e senza offesa per nessuno, ai ragazzi, perché poi sono loro che nel bene e nel male poi ci hanno portato questa soddisfazione. Non so se eri presente nel finale lì all'entrata dello stadio, insomma c'erano tanti tifosi che hanno abbracciato la squadra, eri lì? No, non c'ero, ma volutamente, perché credo, senza retorica adesso posso dirlo, che poi quello era giusto per i ragazzi, non che voglia adesso dire che io non sia stato utile o importante, però quell'abbraccio lì se lo meritavano i ragazzi. Io adesso mi accontento molto piacevolmente del calore dell'abbraccio che mi hanno dato i giocatori, che mi ha dato la dirigenza, che mi ha dato la proprietà e tutti quelli che lavorano con me, lo staff e tutti gli altri. Il Presidente ha detto che insomma, si parlerà nei prossimi giorni del futuro, insomma, della guida tecnica. Vediamo con la massima tranquillità, io non ho avuto fretta dal 4 di aprile, credo, quando sono subentrato, quindi non vedo perché dovrei averla adesso di fare troppi ragionamenti. Io sono tranquillissimo adesso, sono contento,
voglio godermela. Poi da domani io comincerò a pensare alle mie cose, al mio futuro, a tante altre robe. Poi vediamo, presidente della proprietà, che idea avranno, ma veramente con la massima tranquillità per ognuno. Loro ne sono testimoni, io non ho, dal primo giorno l'ho vissuta veramente giorno per giorno, senza chiedere mai nulla e senza mai pensare neanche al giorno dopo. Anche perché da festeggiare c'è tanto. Come? Anche perché da festeggiare c'è tanto, insomma. Sicuramente, quindi poi vedremo con calma.